Accertamenti della Guardia di Finanza per i proprietari dei negozi di eBay, come vengono fatte, quando possono diventare letali. Due cose fondamentali che vorrai sapere se hai un negozio su eBay. Te le dico in questo video tra un secondo. È tornato alla ribalta il tema di eBay, dei venditori di eBay, delle evasioni presunte o reali di chi vende o tenta di vendere i suoi beni tramite un account eBay, ma la stessa cosa vale per Amazon. È tornato, in questo momento in auge il tema perché la Cassazione di recente, ricordo che stiamo registrando questo video a ottobre 2019, si è espressa su questo tema, sul tema, di un accertamento da parte di indagini che sono partite nei confronti di un venditore di eBay. Ci arriviamo, ma le cose che voglio dirti in questo video sono due cose fondamentali, e cioè la prima riguarda la tracciabilità delle transazioni. Io mi ricordo che questo tema si pose in realtà già 10 anni fa, all'inizio, quando eBay era all'inizio, e tutti, come un po' quello che è successo adesso con Amazon FBA, successe all'epoca con eBay. E il problema che si pose in realtà era quello, se ve lo ricordate, ma secondo me molti di voi se lo ricorderanno, era quello dell'occasionalità. Quindi, quando divento un professionista, quando devo aprirmi un numero di partita IVA se ho un negozio su eBay, e lì c'era la famosa cifra dei 5.000 euro, che poi in realtà viene smesso. Cioè, comunque, insomma, c'è un bel casino che venne risolto in ogni caso, perché il punto è: se ti poni come professionista, sei Italia, hai decisamente bisogno di una partita IVA al di là dei limiti di 5.000 euro, che invece era il limite delle prestazioni occasionali, ok? Che vale ancora, ma non è questo il punto. Il punto è: e quindi ci fu un gran casino su eBay, e se ne parlò tantissimo. Oggi il problema ritorna in auge per quanto riguarda invece la tracciabilità delle transazioni. Chiaramente qualcuno si può porre la problematica: io vendo, ma tanto chi lo sa che me la apro a fare una partita IVA? Ecco, la notizia che sarà nefasta, se evidentemente non ti sei ancora informato, è che in realtà lo sanno assolutamente tutti. Come lo sanno? Allora, numero uno, esiste una cosa che si chiama indagine finanziaria, cioè un'anagrafe dei conti correnti a cui gli uomini della Guardia di Finanza, il fisco in generale, ha accesso. Quindi tutte le transazioni che fai, puoi utilizzare carte ricaricabili, puoi utilizzare PostePay, puoi utilizzare PayPal, sono tutte assolutamente rintracciabili e ricostruibili da parte degli uomini della Guardia di Finanza, chiaramente in caso di accertamento. Quindi, se vogliono sapere quanto hai guadagnato in quell'anno tramite il tuo negozio eBay piuttosto che Amazon, sono assolutamente in grado di ricostruire tutte quante le transazioni. Quindi questa è la prima notizia negativa che devo comunicarti in questo video. Quindi non ti basta dire io quei soldi non li ho ricevuti se ti arriva un accertamento, perché l'Agenzia delle Entrate vede che c'è una discrasia tra quello che hai incassato, o meglio, tra le movimentazioni dei tuoi conti, te lo ricordo, PayPal, PostePay, ricaricabili, eccetera, eccetera, e la tua dichiarazione, se c'è, e se non c'è ancora peggio, e ti dice: allora, io ho tutte queste cose, tutte queste transazioni che tu ti sei dimenticato di indicarmi in dichiarazioni, te le riprendo a tassazione tramite una cosa che si chiama accertamento induttivo, che quindi è l'accertamento che si fa in assenza di scritture contabili sulla base di presunzioni, che però evidentemente o prove che chiaramente hanno, perché hanno le transazioni sui tuoi conti correnti di questi beni, e ti riprendono a tassazione evidentemente gli utili relativi. Ti dicono: guarda, mi dovevi pagare questa IRPEF, in più chiaramente mi devi dare anche le sanzioni e gli interessi. Quindi facciamo molta attenzione a chi ci dice che non possono risalire a queste transazioni. La notizia invece, la seconda cosa, te la dico tra un secondo, ed è relativa, perché voglio raccontarti prima da dove nasce. La Cassazione si è espressa su un imprenditore, un venditore eBay, il quale è stato accertato. Quindi hanno fatto questo accertamento induttivo, gli hanno detto che lui aveva venduto beni per X e non aveva dichiarato questi redditi. Lui si è difeso dicendo che in realtà aveva spedito questi beni, ma poi in realtà non era stato pagato. Ora, voi capite che, insomma, la cosa è quantomeno
ambigua nella misura in cui è difficile che un venditore ti spedisca il bene se prima non ha incassato, anche perché esattamente la dinamica di eBay e di Amazon è esattamente questa e non viceversa, e quindi chiaramente la Cassazione gli ha dato torto, ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate. Ma la seconda cosa è questa, che gli uomini della Guardia di Finanza possono chiedere i dati, e lo fanno e lo chiedono direttamente ad eBay. Quindi proprio in sede di quella Cassazione, di quell'accertamento, di quel contenzioso, è stata mostrata proprio l'elenco delle transazioni a nome eBay. Quindi se loro non, per qualche motivo, non dovessero ritrovare le transazioni sui tuoi conti correnti, possono chiedere a eBay, e di nuovo lo fanno, l'elenco delle transazioni collegate a quel venditore. Quindi chiaramente sulla presunzione del fatto che se ho spedito quel bene o anche incassato il denaro, ti riprendono a tassazione quella, l'ammontare delle tue vendite. Ok, quindi due cose da tenere a mente. Numero uno, le transazioni sono tracciate, non importa la tipologia di mezzo di pagamento che utilizzi, sarà senz'altro un mezzo elettronico, e cioè non puoi mai incassare a nero, evidentemente, se stai vendendo a chilometri di distanza, quindi sono tutte transazioni tracciate. Numero due, oggi, quando anche non si riuscisse a ricostruire quelle transazioni, la Guardia di Finanza può e chiederlo, e lo fa di nuovo direttamente ad eBay. A questo punto tutte queste transazioni ti vengono comunque equiparate a ricavi e quindi riprese a tassazione tramite quella cosa che abbiamo chiamato accertamento induttivo. Quindi a tutti i venditori di eBay, a tutti i venditori di Amazon, facciamo particolarmente attenzione a quello che andiamo a indicare in dichiarazione alla fine dell'anno d'imposta. Noi ci vediamo nel prossimo video.